Il primo dolore di Maria fu il suo incontro con il santo vecchio Simeone, che le profetizza la spada del dolore. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i segreti e i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Questo primo dolore di Maria fa riferimento a questo episodio evangelico riportato dall'Evangelista San Luca, che parla appunto della spada trafitta nell'anima di Maria Santissima, della stessa spada di cui parla lo splendido inno mariano composto da Jacopo da Todi, che era lo Stabat Mater. Ecco, la spada, questa spada la Chiesa l'ha sempre vista compiuta appunto durante lo strazio del Golgota, e pochi però sanno che quella spada purtroppo non è stata limitata a quelle poche ore della passione e della morte di Gesù, ma quella spada era stata conficcata nell'anima di Maria Santissima al momento stesso dell'Annunciazione, quando lei comprese che dire Fiat significava allo stesso tempo dire Fiat al suo essere nostra corredentrice, quindi al suo dover offrire il Signore per noi fin da allora, a dover rinunciare a Lui prima ancora di averlo avuto. Stamattina, durante una catechesi mariana, proprio la Madonna in persona, con gli scritti di Maria Valtorta, diceva: ogni sera al calar del sole mi suonava il doloroso memento, manca un giorno in meno al Calvario. Quindi questo non era semplicemente quindi una realtà circoscritta a un momento, ma è stato un martirio ininterrotto che ha accompagnato tutta la vita terrena di Maria Santissima. Noi ci portiamo, ecco, appunto a lei vicino. Certamente la profezia di Simeone non disse alla Madonna qualcosa che non sapeva, perché questo lo stava già vivendo, però, come diciamo tra noi comuni mortali, gli ha rigirato la lama nella piaga, questo sì, ecco, perché la Madonna ha visto attraverso lo Spirito Santo infuso in questo santuomo come un'ulteriore conferma di ciò che lei già sapeva. E sapeva questo non per rivelazione diretta, ma come conseguenza della sua fede fondata sulla Sacra Scrittura. La Madonna ha cominciato a soffrire nel momento dell'Annunciazione non perché l'angelo le avesse detto nulla, nei Vangeli non ci dicono nulla, non ci dicono che l'angelo gli disse che il Messia sarebbe morto in croce, ma la Madonna, e su questo è un grande esempio anche per noi, è un grande sprone anche per noi, conosceva bene la Bibbia. Quindi tutto quello che noi abbiamo letto in questa settimana santa, in particolare la prima lettura che è stata letta durante l'ora della passione di ieri, quindi la celebrazione, l'azione liturgica della commemorazione della passione e morte di Gesù, il quarto canto del profeta Isaia è molto esplicito, anche il terzo, l'abbiamo visto il mercoledì santo, ho presentato il dolce ai flagellatori, la guancia a chi mi strappava la barba, non mi sono sottratto agli insulti e agli sputi. Ieri abbiamo ascoltato, tanto era sfigurato per essere di uomo il suo aspetto, diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, uno dinanzi al quale ci si copre la faccia, il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di noi. Quindi la Madonna, nel momento in cui stava dicendo il suo Fiat, le scorrevano davanti, che la Madonna non soltanto la conosceva la Bibbia, ma la Bibbia la teneva nel cuore. Mi fa tanto pensare a San Girolamo, ignoranza delle scritture, ignoranza di Cristo, no? Dobbiamo ricordare i nostri antenati nella fede, i primi cristiani, i Vangeli sapevano a memoria, ma non era uno scherzo, te li andavano a ridire tutti quanti dall'inizio alla fine, ecco, per quanto grande era il loro amore. Ecco, quindi Maria Santissima ha vissuto questo enorme ininterrotto strazio cominciato per mezzo della sua fede al momento stesso dell'Annunciazione. E quindi la ringraziamo, recitando adesso insieme il primo settenario.
cielo, così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina dei Martiri, prega per noi. Il secondo dolore di Maria fu la fuga in Egitto. Ci troviamo non molto tempo dopo questo primo episodio, la fuga in Egitto avvenne, come sappiamo, dopo non molto tempo dalla nascita di Gesù, anche se forse non immediatamente dopo la nascita di Gesù, perché il Vangelo di Luca ci informa che re Erode fece uccidere e massacrare i bambini dai 2 anni in giù. Quindi, per dire questo numero, probabilmente la permanenza della Sacra Famiglia a Gerusalemme si è prolungata più di quanto noi pensiamo. Sicuramente non erano tornati a Nazareth, ma non è stato un evento molto vicino, come immediatamente successivo a Natale, anche se, come sappiamo, la liturgia della Chiesa celebra questo dolore, questo brutto evento il 28 di dicembre con la strage dei santi martiri innocenti. Ora, anche qui, per capire bene questo dolore e anche le sue varie sfaccettature, quindi per conoscere un po' il cuore di Maria, ma anche la fede di Maria, dobbiamo fare un po' di considerazioni. Io vi dico quella che a me personalmente colpisce sempre di più e che è molto vicina sicuramente al cuore di tutti noi. Allora, la Madonna sapeva senza nessun dubbio che chi era nato da lei era il figlio di Dio fatto uomo, voi sapete, no? E, tanto per rappresentarci qualche cosa, nessuno meglio di noi sa le cose proprie, d'accordo? Mettiamoci nei panni della Madonna: se tu sei rimasta incinta e hai dato alla luce un bambino senza soffrire dolori del parto e senza concorso d'uomo, di che vogliamo parlare? Cioè, ci può pure non credere tutto il mondo, ma tu lo sai che è così, d'accordo? È impossibile, no? Mi ricordo quando ogni tanto, non lo so se è il caso di fare questo passaggio, diciamo, soft, che fa sorridere, quando ogni tanto arriva qualche chiacchiera sul mio conto, ogni tanto arriva, cioè che non esiste, io lo so che non esiste, d'accordo? Quindi la gente ci pure crede, ma quando io lo dico, mi era da farmi due risate, perché lo so con certezza che così non è. Quindi gli affari nostri noi li conosciamo, d'accordo? Non è come si tratta di... Allora, capite quanto facilmente poteva venire una Madonna e pensiero, dice, ma questo è figlio di Dio, cioè, capito? Perché dobbiamo scappare come ramigni per ignota destinazione? Si sa quando partiamo, non si sa quando torniamo, perché così era,
Il nostro Signore potrebbe fargli venire con colloquio, insomma, potrebbe impedirla questa cosa, no? È Dio, d'accordo? Non ha fatto queste domande. Questo ci deve far riflettere su una cosa, guardate che questo è così, è questo. Allora, perché Dio non ha fatto venire un coccolone a Erode per un motivo molto semplice, perché voleva che Maria e Giuseppe offrissero questo dolore. Ma al tempo stesso voleva che il bambino non fosse ammazzato, perché se fossero rimasti a Gerusalemme, Gesù sarebbe stato ucciso senza nessun dubbio. Allora attenzione, nella vita questo discernimento è un discernimento molto, molto elevato. Accadono più o meno tre tipi di eventi tra quelli negativi. Ricordatevele queste cose qui, perché il terzo è importante che ce lo ricordiamo bene. Ci sono alcune cose brutte che il nostro Signore impedisce che accadano, non permette che accadano, perché trattiene il male dal fare tutto quello che vorrebbe. Queste sono tantissime. Padre Pio diceva che se il diavolo potesse fare tutto il male che vuole al mondo, guardiamo l'orologio e contiamo fino a 10, il mondo in 10 secondi sarebbe polverizzato, cioè sarebbe di esistere. Noi non abbiamo idea della cattiveria del mondo del male nei nostri confronti. Quindi pensiamo a quanto Dio, se tutti quelli se la prendono col Padre Eterno quando qualcosa va storto, cioè di quello che vuole fare il diavolo, il 98% Dio non glielo fa fare, il 98%, poi ci rimane questo 2%. Di questo 2%, a volte qualche cosa Dio lo permette, ma la pezza ce la mette Lui, senza che manco noi lo veniamo a sapere. A volte lo veniamo a sapere e diciamo grazie Signore che ci hai messo una pezza, e delle volte non sappiamo per niente. Poi però c'è la terza cosa, c'è quel male che il diavolo vuole fare e che Dio vuole che sia impedito dal nostro concorso, con la nostra collaborazione. Questo, allora che succede? Il Signore te lo fa sapere. L'angelo dà il sogno a San Giuseppe e ha detto: senti un po', domani mattina fai la valigia, prendi e parti, perché vogliono ammazzare il bambino. Allora immaginate se San Giuseppe avesse detto: sì, ma che c'è il figlio di Dio, che parto a fare? Capito? C'è una parte del male che accade, che purtroppo accade anche per colpa nostra, perché non facciamo quello che noi dovremmo fare per impedirlo. E guardate che per fare questo non ci vuole che lo sa quale grande cosa, perché c'è tanto male nel mondo e perché c'è tanto male anche nella Chiesa. Sapete perché? C'è un principio generale, questo è un'altra cosa da segnarsi sul calendario, oppure da mettersi da sopra il letto. Il diavolo ha tanto potere nell'operare il male quanto la libertà dell'uomo gliene concede, perché ogni peccato che si fa è un aumento di potere dato al diavolo. Questo ci dobbiamo pensare. Non vorrei dire una cosa brutta, insomma, ma c'è un noto satanista tra i cantanti rock, non vorrei neanche nominarlo, però c'è una bella giornata, insomma, no? Ma se uno vede i suoi concerti, sul palco, dietro di lui, c'è il feto di un bambino abortito. Perché il potere che dà al diavolo ogni aborto che viene commesso è immenso. Cioè l'aborto insieme alle profanazioni eucaristiche, quindi alle profanazioni dell'eucaristia, è il peccato che dà più forza al diavolo. Pensate a quanti ne vengono fatti oggi. E che cosa succede quando uno prova a dire mezza parola, soltanto sul, come dire, non dico fermare l'aborto, ma almeno aiutare un po' a pensarci due volte le donne che vogliono abortire dandogli una mano. Manco questo si può più dire oggi, perché già questo vuol dire che tu stai togliendo un diritto di uccidere un bambino innocente, capito? Questo noi dobbiamo pensarci, ecco. Questo evento rientra in quest'ultima categoria. E lì c'è stato anche l'abbandono, cioè la rinuncia anche a chiedere perché, no? Perché non l'hai fermato tu, Erode? Guardate che a quei tempi partire da Gerusalemme, il luogo dove la famiglia di Nazareth è stato,
secondo la tradizione Matarea in Egitto, è un viaggio lungo, c'avevano un asinello e basta, la bottega di San Giuseppe stava a Nazareth, i telefonini non ci stavano, dice tu chiamo mia sorella, a mio fratello, dice chiudi l'acqua e sta attenta alla casa, nessuno sapeva che fiera avevano fatto, capito? Noi dobbiamo rappresentarci bene queste cose, capito? Immaginate, San Giuseppe sicuramente c'era un fratello, ce lo dice il Vangelo, che Giuda e Giacomo d'Alfeo erano i figli di Alfeo, che era il fratello di San Giuseppe. Voi pensate al fratello di San Giuseppe, San Giuseppe parte, va a Betlemme, fa sto censimento e trova di tornare, secondo la tradizione in Egitto ci sono stati per 7 anni, 7 anni dopo. Che fine ha fatto? Cioè, capite la sofferenza, adesso è tutto facile, oggi succede una cosa del genere, uno va via WhatsApp, sai, non torno a casa, un po' di tempo a, che ne so, a Honolulu. Allora non era così. E come hanno campato? San Giuseppe lì sicuramente si è messo a far falegname da zero, come campavano? E anche lì dice, sai, vede la provvidenza, noi magi abbiamo portato oro, incenso e mirra. Ma l'oro dei magi, secondo me, ringraziamo Dio che sennò si morivano di fame, perché appena arrivati là si saranno venduti l'oro, perché non è che San Giuseppe arriva a Matarea, la bottega la mattina dopo e gli arriva il lavoro per mantenere la famiglia. Cioè, non pensiamo mai alla famiglia di Nazareth come qualche cosa di etereo, disincarnato. Quelli hanno fatto una vita reale, capiti? Non è che siccome c'era il figlio di Dio davanti, il figlio di Dio schiocca le dita. Se avesse voluto, poteva. Gesù, se voleva, poteva fare miracoli anche da qualunque cosa, ma non ha voluto fare una cosa di questo genere, perché altrimenti sarebbe stato, cioè, si è fatto uomo, ma quello che si è fatto uomo si è fatto super. La vita degli uomini non è così, che io ho un problema, che ha superpoteri e risolvo il problema. Non funziona così. Hanno condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana, dice una bellissima preghiera eucaristica, no? E quindi immaginiamo seriamente, ecco, il carico di questo dolore, no? Ecco, è importante che durante la preghiera noi ci rappresentiamo queste cose, perché per apprezzare anche quello che hanno fatto Gesù e Maria dobbiamo pensarci, dobbiamo conoscerlo e riconoscerlo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Regina dei martiri, prega per noi. Il terzo dolore di Maria fu lo smarrimento di Gesù nel Tempio. Ecco, qui secondo la storia facciamo un bel balzo in avanti, Gesù aveva 12 anni, quindi sicuramente a 12 anni erano già tornati a Nazareth, perché partono con
circonda San Luca da Nazareth a Gerusalemme, per uno dei tre pellegrinaggi rituali che ogni più ebreo ogni anno faceva nella città santa, nel Tempio. E qui abbiamo quest'altro episodio, anche questo che suscita alcune domande: Gesù che si sottrae alla vigilanza dei genitori e rimane ragione del Tempio. Anzitutto, un piccolo particolare, insomma, che come è successo che Gesù si è perso? Il discorso è molto semplice. Non so se qui a Sermonica era uno di loro, San Michele, che mi raccontavano che 50 anni fa c'era il lato destro e il lato sinistro, da una parte gli uomini e da un'altra parte le donne. Non so se era così anche qui, ma credo che fosse così anche qui. D'accordo? Quindi, nelle culture di un certo tipo c'era, diciamo, questa attenzione a far stare le donne con le donne e gli uomini con gli uomini. Sicuramente per gli ebrei questo c'era. Allora, che succede? Che c'erano due carovane ogni volta che si faceva uno spostamento di quel genere, uno con gli uomini e uno con le donne. Allora, che succede? Che quando ritornano indietro, gli uomini stanno con gli uomini e le donne con le donne. Giuseppe pensava: Gesù non c'è, sta con Maria. Maria pensava: Gesù non c'è, sta con Giuseppe. Quando c'è stato un momento in cui le carovane si sono riunite, dice: Maria, Gesù dove sta? Dice: ah, io pensavo che stesse con te. Ah, allora dove sta? Quindi anche qui non immaginiamo, insomma, perché sembra nell'ottica della vita realmente umana che ha fatto la Sacra Famiglia, non funzionava così. Sparito. E cominciano a cercarlo. Immaginate, no? La sofferenza, anche questo dolore, attenzione, molto dal cielo. Perché tre giorni, subito capiamo, no? Come se la Madonna sapeva tutto fin dall'Annunciazione, però qui c'è stato un doloroso momento. Guarda che ci saranno tre giorni in cui, in forma ben più drammatica, Gesù sarà sottratto ai tuoi occhi. Ecco, qui c'è un particolare che ho riletto recentemente, ne ho parlato anche pubblicamente recentemente, che fa emergere quanto veramente era grande la Madonna. Allora, la Madonna aveva ordinariamente, questo ce lo dice Maria da Greta, noi abbiamo un angelo custode a testa, la Madonna ce ne aveva ordinariamente 1000, d'accordo? Che molto spesso le si facevano vedere, quindi lei li vedeva gli angeli. Fuori di sé non si vedeva niente, ma ne rivedeva gli angeli custodi. E gli angeli custodi dicevano sempre tante cose. Domanda. Gli angeli di Maria sapevano che Gesù era rimasto a Gerusalemme al Tempio oppure no? Vediamo se c'è un po' le fede. Certamente sì, gli angeli diciamo segreti, gli angeli sanno tutto. Solo che la Madonna rivelava a questa santa donna che quando lei ha visto quegli angeli, in quei giorni di angosciosa ricerca, non gli ha chiesto niente. Non gli ha chiesto: mi dite per favore dove sta Gesù. Perché? Perché ha detto: se Dio avesse voluto, vedete che significa fare la divina volontà, me lo avrebbe fatto sapere. Non me lo ha fatto sapere, vuol dire che vuole che io lo cerchi e che soffra questa sofferenza, per cui io agli angeli non glielo chiedo. Capite? Quindi la statura, certamente la Madonna, non è che è la Madonna così tanto per noi, quando ci prospettiamo la grandezza di Maria, speriamo che oggi, così come l'esercizio delle virtù, le ha esercitate in condizioni di una vita umana. Quindi, certo, c'aveva tanti doni, tante cose straordinarie, c'aveva i rapimenti, questo va bene, ma non è questo che fa la grandezza della Madonna. Perché che la Madonna ci avesse il rapimento, questo dipende da un dono che Dio ti fa, capito? Ma non è che si va in paradiso in base a quanti rapimenti abbiamo avuti. Quello che casomai ti dà una maggiore responsabilità di sentire meglio il Signore, ma si va in paradiso in base agli atti di virtù compiuti. Negli atti di virtù la Madonna si è trovata con certi aspetti, capite? E non so se vi si fa subito chiaro, no? Avere tutti questi doni ti rende ancora più complicato per la virtù. Perché lei poteva subito uscire fuori dal problema. Chiama un angelo e dice: dove sta Gesù? Figuriamo se un angelo gli obbediva alla sua signora. Questo sarebbe stato un bel conflitto di coscienza. Dice: come faccio? Glielo dico, che Dio non vuole, ma non glielo dico, perché lei è la mia regina, che
capite, no? Ma così come per Gesù, no? O, cioè, usare i superpoteri non l'ha fatto mai Gesù. Una volta l'ha fatto. Qui chi è che può andare a qualunque quiz del mondo che si ricorda l'unica volta in cui Gesù ha utilizzato i suoi superpoteri per sé? Chi è? No, no, Lazzaro è un altro. A Nazaret, al suo primo intervento pubblico, quando volevano buttarlo di sotto, si dice che lui, passando di mezzo a loro, si dileguò. Quindi li ha proprio immobilizzati, presumibilmente, utilizzando i suoi poteri divini, perché non era ora che lo buttassero di sotto. Ha dovuto fermare per una volta il male contro di sé, utilizzando. Ma basta, non abbiamo altre fonti. Quindi solo quando ero proprio strettamente indispensabile. Ecco la grandezza, no? E poi sempre questo mistero ci ricorda che a Dio non si chiede mai perché. Che anche quando una Madonna, non perché voleva sapere perché, ma con il suo grido di mamma, gli ha chiesto perché ci hai fatto così, perché dice, insomma, no, bastava che ce lo dicessi, ma se gliel'avesse detto, vedete, molte volte noi stanotte durante la veglia pasquale, io lo dico sempre, ascoltiamo bene Isaia, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie. Se noi comprendessimo quanto è ristretta la nostra testolina dinanzi alla mente divina, ci metteremmo sotto terra, capite? Noi non capiamo proprio niente, non sai che è niente. Cioè i disegni di Dio ci proprio sovrastano, sono trascendenti, sono più grandi di noi, non possiamo metterli al vaglio e al giudizio della nostra testolina piccola, forse pure più intelligente degli esseri umani, forse pure il numero uno fra gli Einstein, capite? Stiamo su un altro pianeta. Capite? Per cui, perché di Dio sono trascendenti, li sapremo tutti quando saremo morti. Qui dobbiamo stare buoni, dobbiamo sempre avere come guida. Dio sa perché, punto. Di questo non dobbiamo avere dubbio, perché questo è esercizio, ancora una volta, eroico della virtù teologale della fede, che è quella che ci rende grandi davanti a Dio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina dei Martiri, prega per noi. Quarto dolore di Maria, l'incontro con Gesù sulla via dolorosa. Questo dolore ce lo tramanda la quarta stazione della Via Crucis, incontro
Gesù e sua madre. I Vangeli ci dicono, il Vangelo di San Giovanni, che era una donna stava sotto la croce, questo particolare dell'incontro durante la Via Dolorosa, ecco, ci viene dalla tradizione. Perché è così importante? E allora, qui vediamo una Madonna innanzitutto fare un'altra cosa assolutamente eroica. C'erano due possibilità, sappiamo che la Madonna nella sua vita terrena è stata sempre nascosta, sempre dietro le quinte, non amava apparire. La Madonna proprio, guardate, è proprio una cosa che proprio è, verso cui c'è l'idiosincrasia, non vivrebbe bene nel nostro contesto storico-culturale, dove conta sempre l'apparire, conta sempre, una volta proprio lo stentare, ogni cosa che c'è, boom, subito posto su Facebook, su Instagram, eccetera, quindi niente proprio di più anti-mariano di questo. La Madonna è stata sempre dietro le quinte, e da dietro le quinte ha tenuto in mano le sorti del mondo. Qui però esce, anche quando è che esce? Quando l'uscita ti avrebbe comportato innumerevoli fonti di sofferenze. Sofferenze di quando la Madonna era molteplici. Primo, vedere le sofferenze del figlio. Secondo, sapere, questa è una battaglia interiore che ha dovuto combattere, che la sua presenza per il figlio sarebbe stata, da un lato, di conforto. Perché solo Maria, sempre la catechesi di questa mattina, è rimasta sempre fedele a Gesù, in vita e in morte. Però, capite? Per Gesù vedere la madre che lo vedeva di tutto in quel modo, quindi inevitabilmente soffriva dolori indicibili, era una fonte di ulteriore dolore. Vedersi tutti e due era da un lato fonte di grande conforto, ma dall'altro fonte di immenso dolore, perché Gesù sapeva che la madre stava morendo di dolore vedendolo in quel modo, e la madre sapeva che Gesù sì era contento della sua presenza, ma sapeva che stava ridotto in modo tale da ucciderle il cuore dal dolore. Quindi sapeva, prima cosa. La seconda cosa, e anche qui ci dà un esempio per tutti noi, è uscita quando tutti, quando lo stare vicino a Gesù sarebbe stato fonte di disprezzo, cioè proviamo a immaginare, a volte c'è qualche repertorio, perché si sentono a volte delle bestemmie veramente inqualificabili nei confronti di Maria, proprio vomiti dell'inferno, no? Immaginiamo che cosa è successo quel giorno durante la Via Crucis e sotto il Calvario. Anche qui, sì, noi abbiamo i quadretti con la Madonnina addolorata sotto la croce, sta vicino a Maria Maddalena, per carità, ma io penso che tanto lo vedremo, faccio un annuncio, guardate quando saremo morti, tutte queste cose, cioè queste le vedremo minuto per minuto, tutto, d'accordo? Tutto quello che Gesù ha fatto durante la passione è fermo nell'eternità creata, quindi cioè secondo dopo secondo è assolutamente visibile, molto meglio che se lo vedessimo al cinema, quindi le vedremo queste cose qui, quindi non c'è assolutamente proprio il minimo dubbio. Quindi la Madonna era lì, capite, vivendo questa realtà assolutamente impressionante di una montagna di bestemmie orribili anche contro di lei. C'è qualche rivelazione privata, io qualcuno l'ho letta, però meglio che non la leggo, perché mi sa, tale è una di quelle poche cose, la vorrei rileggere adesso, perché la prima volta che mi veniva una tale sangue agli occhi che dico, se ci fossi stato io, non male che non ce li avrei uccisi, perché non si possono dire quelle cose contro una creatura del genere che sta soffrendo in quel modo, cioè manco una bestia, insomma, no? Capite? Gliene hanno dette di tutti i colori, capite? E la Madonna ha un amore verso l'uomo, verso i peccatori, veramente sconcertante, anche verso quelle bestie, perché non c'è altro nome per chiamarle, insomma, non perché non abbiano una dignità di uomo come di donna, per carità, ma sono talmente degradati, capite? Quindi la Madonna non ha minimamente pensato a questo, cioè, anche di apparire pubblico come la madre di quello che in quel momento, capite? Allora, che
un'idea che esempio anche di coraggio che ci dà anche a noi, no? Oggi viviamo in un tempo in cui essere cristiani, anche essere preti, capite? Io ricordo, l'ho raccontato tante volte, non solo con una vocazione adulta, sono entrato in seminario a 25 anni, insomma, sono entrato in seminario a 40 anni, però un po' più avanti ho già finito l'università, guardate che già mia mamma ha sofferto tanto al suo tempo perché aveva ancora tempo, ma con tutto quello che gli dicevano, perché il figlio che ha 25 anni, laureato, non va in seminario, è fuori di testa. Non è dicevo, beato te, c'è il figlio prete, che onore, che benedizione per la famiglia, zero, capito? E allora oggi dobbiamo essere un pochino, come dire, coraggiosi, perché che gli altri ci mettano un pochettino alla berlina a fare, ma noi non dobbiamo intimidirci per questo, capito? Contempliamo il coraggio della Madonna, cioè, che adesso Gesù sia messo al bando dappertutto, altro che via crucis, lo sappiamo. Ma noi che facciamo? Facciamo con gli apostoli che adesso non conviene, via tutti. O facciamo come Maria, dice, non importa niente, ci metto la faccia mia e via solo pure in giro, non c'è niente di cui vergognarmi, questo è molto importante, capite? Molto importante, parlo soprattutto in una realtà locale come Sermo Unita, questo è molto importante. Cioè, di che cosa ci dobbiamo vergognare? Di essere discepoli di Gesù o di essere peccatori? Dobbiamo vergognarci di essere peccatori, facciamo una cosa di male se non essere discepoli di Gesù, capite? Deve molto dolersi chi discepolo di Gesù, non c'è niente di cui vergognarsi, ecco, però dobbiamo essere disposti anche a prenderci addosso anche quando facciamo qualche scelta di vita personale che non è compresa, se il Signore me la chiede, io lo faccio lo stesso, poi che gli altri chiacchierino. Chiacchierino pure. Ecco, dobbiamo imparare dalla Madonna, che era certamente dolcissima, ma qui durante la passione appare come una leonessa, il coraggio dell'essere discepoli di Gesù senza timidezze e senza paure. Padre nostro. Che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, permetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina dei martiri, Regina dei martiri, prega per noi. Il quinto dolore di Maria, con la sua presenza alla crocifissione e alla morte in croce di Gesù. Questo mistero è facilmente contemplabile, diciamo almeno nella sua sostanza, perché tutti ci rendiamo perfettamente conto di quanto la Madonna
possa aver sofferto sotto la croce. Ecco, anche qui ci sono alcuni piccoli particolari, ecco, che ci devono un attimo far entrare un po' meglio dentro. San Giovanni, il suo Vangelo, ci ricorda le parole che Gesù ha detto alla Madonna, a San Giovanni dalla croce: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Parole molto significative che ci fanno comprendere adesso questa mano della profonda come davvero Maria Santissima è stata la nostra corredentrice. Folgiamo però uno sguardo su qualche aspetto. Qui San Bernardo, commentando questo passaggio, dice queste parole, e anche su questo hanno fatto sempre la volontà di Dio, e anche materialmente dice: ti viene dato lo schiavo al posto del figlio, viene dato il discepolo al posto del maestro, il servo al posto del padrone, il figlio dell'uomo al posto del figlio di Dio. Quindi sappiamo che materialmente la Madonna, dopo l'ascensione, è vissuta, secondo le fonti, per circa 25 anni con San Giovanni, e anche su questo sempre erotica. La Madonna ci traccia l'autentico cammino della santità. Gesù è sceso al cielo a un certo punto, 33 anni, quando era ora di tornare al Padre, è tornata al Padre. Ci abbiamo mai pensato come sarà stata la Madonna il giorno dell'ascensione? Perché da quel momento, cioè, è chiaro che il gesto fatto a San Giovanni, penso che tutti sappiamo, c'è una simbologia, in San Giovanni ce l'avamo tutti noi. Gesù sta dicendo a ognuno di noi: accogli Maria come tua madre, falla entrare nella tua vita interiore, rivolgere un'intercessione, eccetera. Però Giovanni, questo ci ha avuto anche una dimensione proprio letterale. Quindi lei è stata per 30 anni della sua vita col figlio di Dio vicino, capite? Bene, no? E per altrettanti, quasi, circa 25, vicino a San Giovanni. E non sembra l'Italia, insomma, si darà anche piccola differenza con tutto il fatto che San Giovanni era meglio di così, il Signore non li poteva lasciare, carità, però capito, per quanto meglio di così ti possa lasciare, cioè, sembra un abisso. E anche su questo, questo è un aspetto, a mio avviso, importantissimo della vita della Madonna. La Madonna è stata sempre unita alla volontà di Dio, ha fatto di tutto nella vita. La bambina stava nel tempio, vissuta con una sorella di Grosfondi, poi è uscita. Vai sposa a San Giuseppe, va bene, poi diventi la madre del figlio di Dio, va bene, poi è morto San Giuseppe, quindi senza più una presenza che ti protegga al fianco, va bene, poi Gesù è uscito di casa e ce l'aveva più dentro casa, ha sentito, va bene, poi sotto il Calvario, va bene, poi affianca gli apostoli a dargli la mano per la Pentecoste, va bene, poi vicino a San Giovanni fino a morte, capite? Questo continuo rinunciare a se stessa per fare quello che Dio voleva nei momenti diversi della sua vita terrena. Anche qua, attenzione, noi dobbiamo, se vogliamo diventare santi, vivere bene il momento presente. O forse a qualcuno gli faccio un po' di tristezza. Tra qualche anno, dopo un altro, non starà più qui a fare nulla della Torah, è sicuro. O chi però mi pensa, vivi bene adesso, d'accordo, perché poi si vivrà bene dopo. Nel momento presente della vita, questo è fondamentale, cioè fino a quando siamo su questa terra noi siamo legati all'istante presente, questa è la nostra schiavitù e anche la nostra opportunità. Io non posso adesso mettere indietro, torniamo al primo giorno che sono venuto a Sermonita, 15 ottobre 2016, ricominciamo tutto da capo. No, siamo arrivati al 20 aprile 2019, parte di 2 anni e mezzo già, e quindi questi non tornano nel tempo, sono depositati nell'eternità, ma nel tempo non torna, capite? E così via. Ci sono persone che perdono un sacco di tempo, che non diventano sanzionate perché stanno di piangere nel passato o a sperare nel futuro, e non vivono mai il presente, capite? Questo è molto più frequente di quanto noi pensiamo, importantissimo, perché la volontà di Dio è sempre legata al momento presente. Non sto io qua, bello brutto che sia, quindi vuol dire che ci sono alcune grazie che passano attraverso il
sinfonia passava attraverso gli altri sette, il coro dopo passerà attraverso altre situazioni. L'intelligenza è stare sempre in situazione recettiva, capire quello che Dio mi mette davanti e farlo, momento per momento. Su questo la Madonna è stata grande, questo comporta un grande sacrificio di noi stessi, capite? Perché noi abbiamo una vita espropriata, perché il nostro Signore poi dice questo e poi dice quell'altro e poi dice quell'altro ancora. Allora dice, hai visto Paolo Francesco quello che dice, no? Questo lo diciamo noi, dice. Nella Chiesa dico, si è sempre fatto così. E adesso facciamo colato, capito? Non possiamo davanti che si è sempre fatto così. Questo vale anche per le nostre abitudini di vita, per i nostri rapporti. Quando cambia qualcosa, cominciamo subito a dire, ma che cosa sono tutti questi cambiamenti? Ma la vita cristiana continua. Pasqua, guai a chi arriva a Pasqua, lo dirò un nome di questa notte. Pasqua è il cambiamento per antonomasia. È un passaggio, Pasqua significa passaggio. C'è qualcosa che muore e qualcosa che nasce. Questo è un continuo nella nostra vita. Voi sapete che tempo 6 anni, le cellule del vostro corpo sono tutte morte. Tutte morte. Cioè questo anche se tu non lo sai, è così, quindi, capito? Però tu sei sempre tu, ma le cose cambiano, capite? Non dobbiamo avere paura dei sani cambiamenti, soprattutto di quelli che sono disposti e provocati dalla volontà di Dio, quelli sono salutari, guai se non li facciamo. Cioè il problema non è che il problema è che non cambia mai. Come dice, io sono rimasto sempre uguale, magari sono qualcuno che dice, sono coerente, se ne vuole un titolo di merito, dico, bravo, solo Dio rimane sempre uguale, che c'è niente da cambiare, perché è perfettissimo, ma noi non siamo così, capite? Noi non siamo perfettissimi, noi siamo tutti in cammino, capite? E quindi non essendo perfettissimi, voglio cambiare. L'importante è che si cambia meglio e Dio ci aiuti, ecco, e mai. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci da male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina dei Martiri, prega per noi. Il sesto dolore di Maria fu la deposizione di Gesù dalla croce tra le sue santissime braccia. Allora, questo mistero, questo dolore è di nuovo una focalizzazione intensa e più contemplativa e non meditativa su questa scena. Sapete che sono scene che hanno causato le più grandi opere d'arte della storia, basta ricordare la vita di Michelangelo,
La Madonna che si trova nel corpo senza vita, non solo il corpo senza vita del figlio, ma il corpo ridotto in quel modo. Io so per esperienza diretta, ho vissuto queste cose, cosa significa, cioè che cos'è una madre senza figlio. Attenzione, lo so perché l'ho vista, ma cosa significa perdere un figlio lo può capire, a mio avviso, questa la mia santa mamma dice per così, lo può capire soltanto non solo una donna, ma adesso una donna mamma. Io non capirei mai, ma neanche un uomo che ha un figlio proprio, perché è diverso come vive la morte del figlio un uomo da una donna, perché una donna se la porta dentro un figlio. Mia madre diceva, il cordone umbilicale lo taglia l'ostetrica, ma se ti muore un figlio ti senti che è come se strappassero le viscere, come se veramente un pezzo di vita se ne andasse via. Immaginiamo cosa poter sentire una Madonna vedendosi il figlio ridotto in quel modo, anzitutto. La morte gli è più venuto un infarto, insomma, è brutto, però almeno ha sofferto. Ma la Madonna non ha visto soffrire in quel modo, si sarebbe trovato davanti, cioè irriconoscibile. Abbiamo meditato la notte di giovedì, Gesù era irriconoscibile, cioè alcuni santi che hanno visto le scene della passione supplicavano Gesù per favore basta, perché non si possono vedere queste cose. Cioè, non so se avete, oggi fanno le serie, i film polizieschi che mi piacciono tanto, molto molto realistici a volte, no? E quando ammazzano in botte qualcuno, insomma sono bravi truccatori anche te, è una scena che ti fa insomma saltata la sedia, no? Gesù era così, molto peggio, capite? Irriconoscibile. Se tu una persona la visti, gli cambi connotati, capite? Cioè, Gesù era di tutto così, noi dobbiamo essere anche su questo molto, molto crudi, molto realistici. Io dico sempre, tanta gente si è impressionata con la passione di Mel Gibson, ma per quanto l'abbiano toccato bene, Jack Wiesel, è molto peggio di così. Io ricordo quando uscì quel film, mi sembra che c'era ancora San Giovanni Paolo II a fare il Papa, lo vide e lui rispondisse, è andata così e anche peggio. Capite? Quindi è una cosa veramente allucinante. E qui la Madonna, questo è anche stato oggetto di una catechesi che ho fatto questa mattina, sempre in maniera torta, non ha detto al Signore, potrò. Veramente guardate che non ci sono stati limiti con la passione di Gesù, no? Cioè, non è tanto facile in quelle circostanze non dire è un po' troppo, d'accordo? Purtroppo non l'ha detto, ha anche spiegato il suo segreto, e ce lo insegna a tutti noi, cioè, nelle circostanze di grosse prove di vita, per non dire mai al Signore è un po' troppo, che non bisogna dirglielo, bisogna imparare a fare una cosa, ricordare le cose belle che il Signore ci ha donato personalmente o che ci ha dato nella vita. Perché il nostro Signore non possiamo ricordarcelo soltanto quando stiamo nei guai per dirgli perché hai fatto succedere il guai, era un po' troppo. Questo non è un bel comportamento. Guardate che la stragrande maggioranza degli uomini fanno così. Io quando cerco la messa, faccio attenzione, no? Dico veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, chi è che se ne parla a memoria come continua, rendere grazie sempre, non in poco. Le grandi prediche ci faceva il cardinale Petrocchi, e poi forse l'ha copiato proprio Francesco, uno dei due si sono copiati, insomma, perché con grazie di Dio sa chi sa il copyright, insomma, no? Oppure hanno copiato tutti e due qualche santo, ma dire grazie è una cosa importante, ma grazie innanzitutto a Dio. Perché se uno pensa, cioè, la vita cristiana, eucaristia, significa etimologicamente in greco eucaristeia, sapete che significa etimologicamente in greco proprio il termine eucaristia? Rendere grazie, rendimento di grazie. Grazie di cosa? Grazie che ci ha dato Gesù, grazie che ci ha dato la comunione, grazie che ci ha dato la messa per quanto riguarda l'eucaristia, ma grazie che ci ha dato un sacco di cose. Allora dobbiamo imparare a dire grandi grazie a Dio, dire grandi grazie intorno a noi stessi, esame di coscienza di Gesù, che dico la confessione di Pasqua, comincia a vedere quanto ringrazio, io dobbiamo ringraziare di tutti la Madonna, immaginiamo come fosse la Madonna sta di grazia la mattina e la sera,
Tu pensi che qualcuno può essere, facesse una piccola gentilezza anche minima alla Madonna che non dicesse grazie? Capite? La vita di un cristiano, la vita eucaristica, è una vita di rendimento di grazie. Ma chi è che rende grazie? Chi è Dio che diventa capace di vedere il bene che Dio ti fa e il bene che ti fa il prossimo. Come vive un peccatore? Un peccatore vede sempre tutto nero, è soltanto male. Un cristiano non vive così, capite? Anche nel nostro prossimo, che vedi? Io l'ho mandato da un giro, mi era arrivata una vignetta sui preti. Il prete è come l'aereo, fa notizia solo quando cade, ma ci dimentichiamo che molti aerei volano e volano in alto, capito? Quindi noi dobbiamo imparare a vedere le cose positive che ci stanno sempre, perché strappare sempre le cose negative, il diavolo carica sempre le cose negative, che poi ha fatto vedere tutto nero. Non è che il male non c'è, il male c'è, d'accordo? Il male c'è, dobbiamo essere consapevoli e va combattuto come possiamo combatterlo. Ma non c'è solo la tentazione che ha sicuramente ricevuto la Madonna, ma la tentazione che il diavolo ha fatto alla Madonna, se tutto quanto è ritrovato ammittente con gli interessi, era questo. Mamma mia, ho capito la redenzione, ho capito quello che ti pare, ma guarda come sta ridotto tuo figlio. E tu presente qua, cioè, qualcuno dice, e io ritengo attendibile, che il soldato che ha aperto il costato a Gesù ha avuto la delicatezza di farlo in un momento in cui la Madonna non stava guardando. Però questo è stata una delicatezza, ma poi la Madonna quando ce l'ha avuto tra le braccia, ci è entrata la mano dentro la ferita, ha visto il cuore del figlio attraverso la ferita, capite? Quindi ha preso, capito? Cioè, capito? È da morire. E lì subito arriva il diavolo con la tua cucina a dirti, basta, un po' troppo, no? Con la Madonna questo non funziona. E non funziona anche perché lei era molto capace di essere sempre grata a Dio, capito? Perché immaginate, sì, ha sofferto quello che ha sofferto, ma quanti doni ci ha avuto la Madonna nella vita? Quante grazie! Noi non possiamo, capito? Già gli dicevo, il mistero pasquale, adesso stiamo ancora nel sabato, il mistero pasquale per noi cristiani si vive in blocco, non lo possiamo dividere, cioè venerdì, sabato e domenica. Noi vorremmo che ci fosse solo venerdì, perché ci piace soltanto la domenica, ma c'è venerdì, sabato e domenica. Grandi grazie e grandi luci, grandi luci e grandi grazie. Però impariamo prima a vedere le grazie e poi le croci, perché è più facile vedere le croci che le grazie. Se non si vedono le grazie, le croci non si riescono a sopportare. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga a te, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina dei Martiri, prega per noi. Settimo ed ultimo dolore di Maria, la sepoltura di Gesù. Ecco, dopo la sepoltura comincia per la Madonna una lunga veglia. Molte fonti ci dicono che non hanno mangiato né dormito fino all'alba della risurrezione. Sulla base di questa tradizione, voi sapete che il Sabato Santo non è giorno di digiuno obbligatorio come il Venerdì Santo, ma c'è un'antichissima tradizione. Praticamente tutti i cristiani lo facevano, quindi protrarre il digiuno anche tutto il Sabato Santo fino alla veglia di Pasqua compresa. È una tradizione che si fonda, ecco, su questa pia credenza, insomma, che la Madonna è rimasta serenamente in attesa della risurrezione in mezzo a un mare di dolori, ma accompagnata con la lunga veglia orante con il digiuno, ecco perché c'era questo. Voi sapete che il digiuno cristiano, questo ce lo dice Gesù, non è solo un gesto di penitenza. Vi ricordate, quando dicono, tipo, ma come mai quei discepoli non digiunano, invece i nostri sono grandi digiunatori? Cosa dice? Possono gli invitati a nozza digiunare quando lo sposo è con loro? Ricordate, no? Per allora lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Allora, il digiuno per noi non è soltanto penitenza, espiazione per impetrare qualche grazia, ma è anche dire: non c'è Gesù, allora fino a quando non torni io non mangio, perché tu è più importante che ci stai tu che non le cose inerenti alla vita di questa carcassa che tra un po' di tempo, quella della Madonna, no, ma la nostra simile diventerà, ecco, dimora delle viscere della terra, no? E in questi giorni, ecco perché il sabato è dedicato a Maria, perché il sabato è stato il giorno in cui la Madonna era senza figlio, ma era senza figlio con la fede. Ecco, noi anche siamo di fatto, cioè, non so se qualcuno di voi vede Gesù tutti i giorni, mi raccomando che lo saluti e gli dica personalmente che gli voglio tanto bene, insomma, però in questa vita terrena siamo, sì, abbiamo Gesù in tanti modi misteriosi, ecco, ma siamo privi della sua presenza sensibile, no? Anche la Madonna ha vissuto in questa dimensione. Ciò che ci rende prossimi e vicini a Gesù, anche se non lo vediamo, è la fede. Ecco, la Madonna nel Sabato Santo, l'unica che ha conservato per tutti la fede, perché i Vangeli ci dicono chiaramente che gli apostoli non ci credeva più nessuno, ha fatto un accenno pure alla Vigilia di ieri sera. Le donne ci credevano poco, però quando con gli angeli gli hanno detto guarda che risorto, le donne ci credevano veramente, andiamo a dire agli apostoli, i maschi, proprio pessima figura, proprio disastrosa, compreso il povero San Pietro, che insomma aveva pure il Papa, una volta una bella figura manco San Pietro, quindi ecco. Eppure Gesù aveva detto tutti, tre volte ci dicono il Vangelo, adesso vado a Gerusalemme, mi flagelleranno, mi sputeranno, mi metteranno in croce, dopo tre giorni mi sorgerò. Questo perché la fede, e così chiudiamo, la fede non si fonda su quello che vedi, la fede si fonda su quello che senti. Ecco perché è importante l'ascolto, sentire le omeliche, sentire le catechesi, leggere, perché la fede non viene dagli occhi, viene dall'orecchio. Se Gesù ha detto che dopo tre giorni mi sorge, può succedere la fine del mondo, d'accordo? Questa cosa certamente accadrà. Chi ci ha creduto fino in fondo è stata solo la Madonna, conservando la fede anche per tutti. Ecco perché la Madonna è baluardo invincibile della fede divina e cattolica. Quando c'è qualche dubbio di fede, subito chiamare la Madonna in soccorso, perché la Madonna ce l'ha avuta la fede, cioè non è stato tutto, cioè non sapeva tutto, sapeva qualcosa, ma non ha, come dire, vissuto già sapendo tutto, perché se avesse
Gesù, già sapendo tutto, non avrebbe potuto diventare quel nastro di luce splendente nel capolavoro di santità che è stato. E per diventare questo, la prima virtù da esercitare è sempre quella della fede, che la Madonna ha esercitato sempre, è in grado di noi. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Regina dei martiri, prega per noi. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esce il figliero. A te sospiriamo, gementi, piangenti in questa valle di lacrime. O Gesù, tua bontà nostra, rivolta a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo il suo Signore Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Bene, quello della durata finisce in questo modo. Ora chi vuole può compiere ciò che fece la Madonna dalla croce, baciare le sante piaghe, abbiamo esposto le immagini del nostro Signore Gesù Cristo morto, e poi si scioglie così, ecco, nel silenzio, accompagnato dai canti dal canto dello Stabat Mater. E io adesso per la confessionale, spero che non ci siano, come ogni anno accade, troppi ultimi momenti, quindi si deve confessare oggi, mi raccomando. Deve essere fatta bene, ma deve essere sobria.